Do la parola a Miguel, a cui restituisco il microfono e vi auguro una buona discussione. Prego Miguel, a te la parola. Grazie, ciao a tutti. Dovremmo cominciare questa discussione con un piccolo chiarimento sulle date. Il titolo parla del periodo 31-39 come il periodo rivoluzionario della Spagna. La realtà è che la rivoluzione spagnola, effettivamente, tutti concordano che comincia nell'aprile del 31, quando tutti i partiti di fede repubblicana vincono in tutti i capoluoghi di provincia delle semplici elezioni comunali. Questa vittoria in sé non si discuteva. Michele, scusa un attimo, Sì? è andato via l'audio tuo. È andato. È strano Io perché vedo che c'è io. l'audio, ma non ti sento. Ah no, sì. A posto. Sì, ti sento un attimo. Io provo, ecco, adesso sì, si sente Ok. adesso? Vai. Perfetto, benissimo. Stavo dicendo che in sede delle elezioni comunali non mettevano in discussione necessariamente la monarchia, ma il contesto particolare della Spagna, il fatto che un anno prima era finita la dittatura di Primo de Rivera e il fatto che la vittoria in queste elezioni municipali corrispondesse chiaramente ai partiti repubblicani, fece sì che milioni di persone sono uscite nelle strade tra il 13 e il 14 di aprile e la borghesia non ha trovato di meglio che in 24 ore prendere la decisione che il re dovesse fuggire in esilio. E così infatti c'è stato. E c'è una battuta che compare nelle memorie del re Alfonso XIII. Quando in un momento stava nel Palazzo Reale nel centro di Madrid, chiede al capitano della guardia di uscire con i suoi uomini per bloccare la protesta che stava davanti al palazzo. Il capitano della guardia le risponde: "Sono disposto, se la sua maestà mi ordina di uscire, sono disposto a dare la mia vita, non sono affatto sicuro che neanche i miei uomini mi seguano." Questo era l'ambiente nel quale il re è costretto all'esilio. E da allora, da questo 14 aprile 1931, vediamo lo scontro sempre più acuto, lungo 6 anni, tra le speranze delle masse nei cambiamenti che avrebbe dovuto portare la Repubblica e la repressione delle lotte da parte della stessa Repubblica Borghese. E la Repubblica Borghese le prova di tutte, prova in ogni modo a bloccare il processo. Lo fa attraverso i partiti repubblicani borghesi presenti nel governo, a partire anche dalla Presidenza della Repubblica, lo fa anche con dei tentativi militari. Il 10 agosto 1932, molti hanno dimenticato, che c'è un primo tentativo di golpe di Stato. Alla testa si mette un generale importante, molto conosciuto, che lo sarà anche nel periodo del 1936, si chiamava Sanjurjo. È un tentativo che comincia a Siviglia, non c'erano le condizioni e il golpe praticamente finisce nell'arco di 24 ore, ma ci provano e discutono già da allora della possibilità di un golpe di Stato. Dopo 5 anni però, nel 36, tra il 35 e il 36, la borghesia, che nel 31 era divisa e non aveva chiaramente l'iniziativa, la borghesia e la Chiesa si erano chiaramente uniti dietro i militari, che preparavano e discutevano concretamente di che tipologia di golpe occorreva fare. E i calcoli del generale Mola, il capo di fatto operativo del golpe di Stato, che non era Franco, i calcoli del generale Mola è che serviva un cosiddetto golpe chirurgico molto deciso, con un numero di 50, tra 50.000 e 70.000 morti per effettivamente assicurarsi il controllo del paese.
così provarono a farlo il 17 luglio del 1936, e la loro idea era che con questa decisione, con questo numero di morti, nell'arco di una settimana avrebbero controllato il paese. Invece nell'arco di una settimana si trovarono che in mano avevano tra il 30 e il 35% del paese, e la stragrande maggioranza delle grandi città erano in mano alla rivoluzione. E dunque la rivoluzione cominciò come risposta a un golpe di Stato dei militari borghesi. La rivoluzione spagnola prende il potere nelle strade, dunque, ma per la mancanza di una direzione politica rivoluzionaria non prova neanche a costruire uno Stato operaio che consolidi la rivoluzione stessa. E ci sono tantissimi esempi di questo, vi vorrei raccontare un caso emblematico, che è il caso di Companys, il presidente dell'autonomia catalana, del governo regionale della Catalogna, il presidente piccolo borghese di Esquerra Republicana di Catalogna, che dopo tre giorni e tre notti di lotta nelle strade gestite dalle milizie anarchiche, chiama ai capi di queste milizie, li riceve nel palazzo della Generalità e gli chiede: cosa devo fare? Ditemi voi. E questi qua gli dicono: resta pure al tuo posto. Resta pure al tuo posto. E questo perché? Perché la teoria anarchica per decenni aveva spiegato in tutte le salse che loro non avrebbero mai costruito uno Stato operaio e men che meno neanche partecipato ad un governo dei lavoratori. E questo perché ogni Stato e ogni governo, dicevano, è una fonte di oppressione. E perciò non erano affatto pronti, non si erano neanche posti il problema. E quando la risposta decisa dei loro militanti, perché erano in grande misura i loro militanti quelli che si sono posti in Catalogna ai golpisti, e anche in altre zone del paese, ma sicuramente in Catalogna, che aveva in quel momento circa il 45% di tutta l'industria del paese. Quando i loro militanti si oppongono al golpe e vincono nelle strade, non sapevano cosa proporre per continuare a costruire la rivoluzione. E lasciano di fatto lo spazio alla reazione borghese nel campo repubblicano per recuperare l'iniziativa. La realtà spagnola di questi mesi dimostra chiaramente come in una società divisa in classi, come quella capitalista, la classe dei lavoratori, ove si trovasse nelle condizioni della Spagna del 1936 in qualsiasi altro paese, dovrebbe cominciare a costruire i propri organi democratici di potere, perché questo è l'unico modo di poter assicurare che gli organi di potere del capitalismo non risorgano e che siano invece sostituiti da strutture veramente democratiche al servizio della rivoluzione. Se questo non succede, se questo non si prova a fare, passato il momento delle lotte di strade, di fronte alla mancanza di una prospettiva rivoluzionaria chiara, il vuoto che si viene a creare sarà riempito prima o poi dalle vecchie abitudini, dalle vecchie idee e infine dalle vecchie strutture di potere che temporaneamente erano state sconfitte. Perciò, pochi mesi dopo, neanche quattro mesi dopo, il 4 novembre del 1936 e per la prima volta nella storia, quattro dirigenti anarchici della CNT, Confederazione Nazionale del Trabajo, giurano fedeltà alla Repubblica come ministri del governo di Largo Caballero a Madrid. Un fatto trascendentale, titolava il loro quotidiano Solidarietà Obrera. Infatti, certo che lo era. Gli stessi dirigenti che avevano rifiutato ogni possibilità di costruire una struttura centralizzata di potere dei lavoratori a luglio del 1936, appena sconfitto il golpe militare in tantissime città, pochi mesi dopo accettavano di entrare in un governo repubblicano borghese, anche se presieduto sì da un dirigente socialista. Mentre la rivoluzione perdeva impetu per la mancanza di un chiaro programma di azione, loro si riempivano la bocca di dichiarazioni grandiloquenti contro il fascismo. Ma la controrivoluzione avanzava e a maggio del 1937, sette mesi dopo l'inizio della rivoluzione, neanche un anno dopo la sconfitta dei golpisti, reparti della polizia repubblicana intimano di andarsene alle milizie anarchiche che custodiavano l'edificio della Telefonica. Michele? Michele, scusate,
Vai. Aspetta che ti tolgo il muto. Ok. Ok. Cosa succede però? I dirigenti anarchici al quarto giorno di queste lotte chiedono alla loro base anarchica in Catalogna di tornare a lavorare, di lasciare le barricate e andarsene a casa. E in questa parabola di 11 mesi, tra luglio del 36 e maggio-giugno del 37, possiamo vedere da una parte tutte le potenzialità della rivoluzione spagnola e anche tutte le mancanze dei loro dirigenti. Come segnala Trotsky in un articolo che stava scrivendo quando fu assassinato da un sicario stalinista, catalano fra l'altro, nell'agosto del 1940, e vi cito, è un paragrafo un po' lungo, però credo che valga la pena. Citazione di Trotsky. La civile è un processo in cui i compiti politici si risolvono con mezzi militari. Se il risultato di una tal guerra fosse determinato dalle condizioni delle forze di classe, cioè quello che noi oggi chiamiamo rapporto di forze tra le classi, la guerra stessa non sarebbe necessaria. La guerra ha la propria organizzazione, la propria politica, i propri metodi, la propria direzione, a determinare direttamente l'esito. Naturalmente le condizioni delle forze di classe stanno alla base di tutti gli altri fattori politici, ma così come le fondamenta di un edificio non riducono l'importanza delle pareti, delle finestre, delle porte, dei tetti, eccetera, così il rapporto di forza tra le classi non sopprime l'importanza dei partiti, della loro strategia, della loro direzione. Cioè, per dirlo con altre parole, il rapporto di forza tra le classi in un momento dato può variare, può cambiare in meglio o in peggio, e dipende dalle organizzazioni, di come si comportano le organizzazioni del movimento operaio, che questo accada. I lavoratori spagnoli avevano provato per 6 anni a trovare il cammino per soddisfare le loro rivendicazioni. Non erano indietreggiati di fronte alla repressione più feroce, a decine di migliaia di incarcerati, a centinaia di morti in scontri con la polizia, infine al golpe dei militari. Erano disposti a perché credevano di lottare per una società socialista. Quando, dopo il maggio del 37, cade il governo Caballero e viene sostituito dal socialista di destra Negrín, finisce la spinta rivoluzionaria, anche se la guerra durerà per 2 anni. In questi 2 anni vince la controrivoluzione anche nel campo repubblicano. Barcellona e tutta la Catalogna cadono tra gennaio e febbraio del 1939 senza combattimenti. Dall'autunno del 38 il governo discuteva di come fare una pace coi golpisti. Il colonnello Casado, uno dei militari che da mesi portava avanti queste trattative a Madrid, il 5 marzo prende il potere, fa un golpe dentro della città di Madrid, prende il potere nella città e nei dintorni con l'appoggio di Besteiro, della destra del PSOE e di alcuni dirigenti dell'UGT. Ma Franco, di fronte all'offerta, alla richiesta di trattative di pace, dice che accetta solamente la pace senza condizioni, e di fatto quello che succede è che una superficie della Spagna di circa il 20% di tutto il paese viene presa dalle truppe franchiste in questi 2 mesi senza sparare una pallottola. E non poteva essere altrimenti. Una repubblica borghese non aveva più argomenti per opporsi a un golpe militare altrettanto borghese, e che contava con l'appoggio sempre più sfacciato dei principali paesi capitalisti, USA in primis, ma anche la Gran Bretagna e la Francia, che si aggiungevano a sua volta a Hitler e Mussolini nella crociata per impedire la rivoluzione socialista in Spagna. In questo compito, tutte le forze della reazione, sia in Spagna che all'estero, trovarono un enorme aiuto negli stalinisti, che da Mosca avevano deciso di intervenire in forza in Spagna per assicurarsi che la lotta contro Franco non potesse arrivare a una rivoluzione. La cricca stalinista, che in quegli anni preparava con cura la gigantesca bugia dei processi di Mosca, dove i massimi dirigenti bolscevichi del 1917 sarebbero stati accusati di essere spie al servizio dei nazisti, capiva il pericolo che correva se una rivoluzione socialista fosse scoppiata in Spagna. Il loro regime burocratico-poliziesco non poteva rischiare ciò, e in modo cosciente, con l'aiuto di personaggi come Togliatti, massimo dirigente della Internazionale portato in Spagna in quegli anni, si dedicarono a bloccare ogni processo rivoluzionario con la scusa che prima bisognava vincere la guerra e dopo di questo si poteva parlare di socialismo. La semplicistica retorica stalinista poteva avere successo
anche perché dietro si trovava ancora l'enorme prestigio della rivoluzione russa e di fronte si trovava degli avversari politici che nel miglior dei casi volevano farla la rivoluzione, ma non sapevano come. Nella prossima mezz'ora intendo dare alcuni esempi che giustificano queste affermazioni e che dimostrano che in ultima istanza la causa della sconfitta della rivoluzione spagnola non si trova nell'appoggio militare di Hitler e Mussolini al golpe di Franco, meno ancora nel cinismo dei paesi democratici e neanche nella forza estesa dei militari di Franco e della reazione clericale e fascista. Si trova nella mancanza di una direzione rivoluzionaria in grado di incanalare l'enorme voglia di trasformare la società di milioni di contadini e operai di fabbrica in un percorso capace di portare alla costruzione di un potere operaio. Un governo operaio che avrebbe promesso, per esempio, la terra dei latifondi alle centinaia di migliaia di braccianti e piccole proprietari contadini che lottavano nelle file dell'esercito franchista. Un governo proletario che avrebbe promesso la libertà del suo paese, gli fu richiesto anche formalmente alla Repubblica questo, avrebbe promesso la libertà del suo paese ai marocchini che concedevano a Franco tra 40 e 50 mila uomini in tutti i 3 anni di guerra. Un governo e una politica rivoluzionarie che avrebbero potuto perfino fare breccia tra le file dei soldati italiani portati con l'inganno da Mussolini in terra spagnola. Ma andiamo al 31 per capire come comincia questo processo. Il 12 aprile del 31, come dicevo, erano convocate elezioni comunali e la situazione politica si caratterizzava per un enorme impasse. La dittatura del generale Primo de Rivera aveva preso il potere con l'appoggio del re nel 23 e collassava all'inizio del 1930 e il blocco borghese latifondista clericale era diviso e confuso. Nel frattempo, una classe operaia che era cominciata a crescere fortemente con la Prima Guerra Mondiale, quando la Spagna, restando neutrale, si dedicò a vendere e a esportare merce a tutti i bandi contendenti, e che di fatto per il 1930 aveva un numero doppio di quello del 1910, una classe operaia con questi numeri si sentiva forte per esigere miglioramenti significativi. Il 13 aprile le strade delle principali città vedevano moltitudini gridare appunto a favore della Repubblica e il 14 del mese il re è stato costretto all'esilio. Un governo provvisorio, nel delirio popolare, prende il potere per convocare elezioni per un'assemblea costituente. La rivoluzione spagnola comincia così, con le masse nelle strade convinte di poter ottenere tutto dalla nuova Repubblica, mentre i dirigenti socialisti accettavano la direzione dei repubblicani borghesi, che prendono sia il governo sia la presidenza della Repubblica. Questa contraddizione sarà presente in tutto il processo. Nei 5 anni che portano al golpe di Franco, le forze della reazione si convincono sempre di più che serve una repressione spietata per bloccare la lotta dei lavoratori, mentre tra i dirigenti socialisti si conforma una destra sempre più pro-borghese e una sinistra confusa e parolaia che vuole fare sì la rivoluzione, ma oltre ad annunciarla, in ogni occasione non sa come muoversi in questa direzione. La questione della terra, che è una questione centrale in un paese dove più della metà della popolazione viveva in campagna, era il principale e più urgente problema della Repubblica. Da Madrid in giù in particolare, il 2% della popolazione possiedeva il 70% di tutta la terra, mentre il 75% della popolazione arrivava al 4,7% di tutta la terra, in piccoli appezzamenti per lo più poco produttivi. Milioni di braccianti facevano letteralmente la fame alla mercé dei salari a giornata che i latifondisti gli davano ogni tanto. Il 38% della terra in questa situazione restava addirittura incolta. La Spagna, in quel periodo, con 22-23 milioni di persone, importava cereali. Evidentemente la campagna spagnola non aveva visto la rivoluzione borghese di altri paesi europei e ciò era la base delle argomentazioni della destra socialista e dei partiti repubblicani e sicuramente degli stalinisti quando dicevano che prima di ogni cosa bisognava consolidare una repubblica democratica e che poi si sarebbe potuto lottare per il socialismo. Ma nella realtà la borghesia spagnola, arrivata a cominciare il suo sviluppo industriale con più di un secolo, secoli
di ritardo sul resto dei paesi europei, preferiva allearsi con la reazione clericale latifondista per schiacciare il movimento operaio che temeva sempre di più. E dunque la possibilità di trovare una borghesia democratica disposta a lottare contro la parte più reazionaria della società era semplicemente una invenzione. La legge repubblicana per distribuire la terra ai contadini, con l'autoindennizzo ai vecchi latifondisti, avrebbe avuto bisogno di 75 anni per distribuire la terra a tutti i braccianti che non ce l'avevano. E in queste circostanze, ovviamente, sempre di più i lavoratori preferivano le occupazioni dirette delle terre, che cominciavano a lavorare, malgrado le leggi formalmente non glielo permettessero. E già dal 1932 vediamo scontri con la Guardia Civile, morti e feriti. Il caso più famoso è quello di Casas Viejas, con 18 morti, a causa dello scontro tra le forze della Repubblica, le forze di repressione della Repubblica, e la lotta dei contadini. Era ovvio che in un paese dove ancora la metà della popolazione abitava in campagna, i lavoratori industriali dovevano necessariamente, se volevano cambiare la società, porsi il problema di unire la loro lotta a quella dei braccianti e piccoli contadini. Un programma di lotta anticapitalista poteva essere lo strumento adeguato, ma tale programma non è stato mai elaborato. Così le lotte esplodevano dappertutto, ma senza un coordinamento e un programma comune. Questo succedeva sia nella differenza tra città e campagna, sia a livello delle diverse città. Era normale che ci fosse uno sciopero locale o uno sciopero anche provinciale senza nessun tipo di collegamento con le province limitrofi. Nel 1934, dopo che nelle elezioni di novembre 33, due anni e mezzo dopo la uscita del re, avessero vinto i partiti di destra a causa di un enorme aumento dell'astensione tra i lavoratori, i dirigenti del Partito Socialista passarono mesi, per circa sette mesi di questo anno, minacciavano costantemente in Parlamento, nella stampa, nei comizi, dappertutto, che se finalmente il nuovo partito creato due anni prima, Confederazione de Derechas Autónomas, CEDA, de Gil Robles, entrava con i propri ministri nel governo, allora loro avrebbero scatenato la rivoluzione. Nel giugno del 34, in questo contesto al quale mi riferivo, ci fu di fatto uno sciopero generale in più della metà delle province spagnole nelle campagne per l'applicazione di tutta una serie di richieste che aveva il sindacato della UGT, il sindacato dei contadini e dei braccianti della UGT, la Federazione di Lavoratori della Terra, FITT. Questo sciopero alla fine fu sconfitto anche perché fu assolutamente isolato da parte delle città. In nessun momento i dirigenti anarchici forti nella Catalogna industriale, forti nelle Asturie, o i dirigenti della UGT si sono posti il problema di aiutare alla lotta dei contadini. E quando questo movimento finì, pochi mesi dopo, in ottobre finalmente, il governo fece entrare a tre ministri della CEDA nel governo stesso. Il giorno 4 di ottobre del 1934 il Partito Socialista e la UGT chiamarono a uno sciopero generale insurrezionale in tutto il paese. Nella maggior parte del paese lo sciopero era totale, ma oltre a fare lo sciopero non si sapeva che altro fare. In alcune zone della Catalogna, del Paese Basco e a Madrid ci furono piccoli tentativi di piccoli gruppi di prendere alcune delle strutture importanti del paese. Per esempio a Madrid hanno tentato di attaccare il Palazzo delle Telecomunicazioni e cose del genere, ma in nessun caso hanno avuto successo. Dopo tre giorni lo sciopero era praticamente sconfitto in tutta la Spagna, tranne nelle Asturias. Nelle Asturias era il punto più avanzato della unione tra lavoratori della UGT e della CNT. Avevano fondato tra i primi l'Alianza Obrera delle Asturias e si basavano sicuramente su una fortissima militanza sindacale tra i minatori. I minatori, a differenza di altri lavoratori, non avevano molti fucili ma avevano tanta dinamite.
e con tanta dinamite hanno preso praticamente in mano tutta la provincia di Asturias in questione di 36 ore, però sono rimasti isolati. E in uno sciopero nel quale la Confederazione Nazionale del Lavoro, la CNT anarchica, non aveva voluto entrare, i ferrovieri, che in una grande misura erano anarchici, non hanno boicottato in nessun momento il viaggio dei treni che portavano dal sud del paese l'esercito dell'Africa per reprimere la rivoluzione asturiana. E così sono rimasti soli e dopo 12 giorni di una lotta eroica con più di 1000 morti, circa 2000 feriti, la comuna asturiana è finita. Si potrebbe pensare che, diciamo, uno sarebbe portato a pensare che una sconfitta di questo tipo, che portò nell'Asturias alla repressione che dicevo prima, e a livello di tutto il paese circa 32.000 detenuti, tra questi tutti i dirigenti della UGT, del Partito Socialista, una buona parte del Partito Comunista, eccetera, si potrebbe pensare che questo avrebbe comportato un periodo di pace sociale, di calma piatta, per tentare di digerire le conseguenze di questa sconfitta. La realtà non è stata così. Di fatto uno può essere portato a pensarlo perché tutto il periodo del 34-35 fino al febbraio 36, quando vince ancora le elezioni il Frente Popolare, si chiama biennio nero. Però non è proprio un biennio nero di repressione cieca dove i lavoratori non lottano. Le lotte ci sono e come? E subito dopo, qualche settimana dopo la sconfitta delle Asturias, l'ambiente generale della classe era maggioritariamente dedicato a capire le ragioni della sconfitta perché nella prossima occasione non ci fosse una tale sconfitta. Il punto più alto di questo ambiente lo vediamo nella direzione della Gioventù Socialista, che era l'organizzazione di giovani del Partito Socialista, che organizzava circa 100.000 militanti in quel periodo. Loro elaborarono un testo che si trova in rete, potete leggerlo, per certi aspetti confuso, però per certi aspetti estremamente chiaro riguardo le ragioni della sconfitta. In questo testo, che si chiama Ottobre, loro arrivavano alla conclusione che la migliore analisi sulla situazione politica e sulle prospettive della rivoluzione spagnola la faceva l'organizzazione ICE, Izquierda Comunista Spagnola, Sinistra Comunista Spagnola, che era l'organizzazione nella quale trovavamo quelle centinaia di militanti antistalinisti che erano in rapporto con Trotsky dall'inizio del processo, degli anni 30. Il più famoso dei loro dirigenti si chiamava André Unín, era stato originalmente un dirigente anarchico che nel momento della rivoluzione russa era stato inviato a Mosca proprio per le trattative tra la CNT, molti non lo sanno, la CNT ha chiesto l'entrata nel suo momento nella Terza Internazionale e appunto mandò i suoi dirigenti a Mosca per questo. Questo processo non poté portare evidentemente a un esito positivo, però Nin concretamente diventò un bolscevico, diventò un comunista. E restò a Mosca, restò nella struttura internazionale della Terza Internazionale e quando si cominciarono a creare le divisioni e gli scontri tra stalinisti e antistalinisti nell'URSS, si schierò con Trotsky. Finalmente nel 1930 uscì dall'URSS, appena in tempo direi, e in Spagna era in contatto con Trotsky. Bene, la situazione che vi sto spiegando è una situazione dove una organizzazione forte di almeno 100.000 militanti fa un appello onesto, urgente e aperto pubblico a un'altra organizzazione che non arrivava a 800, perché riconosce nella sua elaborazione, nella elaborazione politica di questa seconda organizzazione, una schiacciante superiorità politica e teorica che è l'unica in grado di assicurare che la rivoluzione spagnola vinca. Questo scrivono. Cosa rispondono i militanti della sinistra comunista? Ovviamente dietro le quinte, attraverso delle lettere piene di ansia, Trotsky insiste. Il periodo è appena subito dopo della svolta che hanno proposto anche in Francia con la Sfio,
insiste totalmente perché effettivamente accettino questo invito. Cosa risponde la ICE? Nin e l'altro dirigente importante, Andrade, avevano da tempo grosse illusioni nella possibilità di unirsi con un piccolo gruppo di qualche migliaia di militanti che esisteva in Catalogna, che si chiamava Bloc Obrer i Camperol, blocco operaio e contadino, no? Un partito comunista catalano che era una scissione di sinistra della Federazione Catalana del Partito Comunista Spagnolo. E alla fine questo è quello che fanno. Non accettano l'invito della Gioventù Socialista e del Partito Socialista, ma nel settembre del 1935 creano quello che poi viene chiamato il POUM, Partito Operaio di Unità Marxista. L'appello della Gioventù Socialista è della primavera del 1935. In quei mesi lì succedono cose assolutamente straordinarie. Nella primavera gli antistalinisti della ICE si negano a questa proposta. Nell'estate la burocrazia stalinista capisce la possibilità, invita diversi dirigenti della Gioventù Socialista Spagnola a Mosca, e quando questi tornano da Mosca, tornano con l'idea che a questo punto, visto che non è possibile essere bolscevizzati dalla ICE, la cosa migliore è collegarsi e alla fine entrare nel Partito Comunista Spagnolo. La prima cosa che si fa è la unificazione della Gioventù Socialista e Comunista. La socialista era più di 20 volte più potente di quella comunista, e dà per la prima volta quelle decine di migliaia di militanti giovani, appunto, entusiasti, che ancora credono, guardando l'URSS, che stanno guardando alla rivoluzione russa di Lenin e Trotsky, ma invece stanno guardando alla URSS burocratizzata di Stalin, ma questo non lo sanno. E questo passaggio, che è appunto del 1935, un anno prima del golpe di Stato di Franco, è decisivo per capire quello che può essere possibile o non è possibile nei mesi e negli anni successivi. Come è stato possibile tutto questo? È stato possibile perché nel processo della rivoluzione una serie di problemi politici, e cioè in primis fondamentale l'esistenza unica al mondo di un sindacato anarchico forte nella metà degli anni 30 di circa 2 milioni di iscritti, estremamente confuso, partidario dell'azione diretta, che prometteva a ogni piede spinto lo sciopero generale rivoluzionario che avrebbe trasformato la società, l'esistenza di un'organizzazione di questo tipo, da una parte raccoglieva una parte importante degli attivisti più decisi e delle braccianti delle campagne, dall'altra parte li confondeva loro le idee e faceva sì che questa parte importante della classe di fatto non giocasse sempre, spesso nei momenti decisivi, il ruolo che avrebbe potuto giocare. Dall'altra parte esisteva la UGT, che era il sindacato socialista, che cercava le riforme tradizionalmente, che criticava anche giustamente a volte i metodi oltranzisti e settari della CNT, e che nel decennio prima della rivoluzione, negli anni 20, era arrivata addirittura a fare degli accordi col dittatore Primo de Rivera, per essere precisi, Largo Caballero, quello che negli anni 30 sarà chiamato il Lenin spagnolo, esagerando chiaramente le sue qualità, negli anni 20 era stato nella direzione politica del governo di Primo de Rivera. Ebbene, questa UGT si era fortemente radicalizzata lungo gli anni 30, però questa radicalizzazione, il massimo a che poteva arrivare, era appunto ai discorsi incendiari di Largo Caballero, che prometteva la rivoluzione addirittura violenta, no? Il processo di radicalizzazione delle basi socialiste, che portò alla Gioventù Socialista a fare questo appello alla sinistra comunista, creava concretamente, non è una ipotesi, è una realtà, creava concretamente la possibilità che le posizioni marxiste, le tattiche leniniste che Stalin calpestava e rinnegava nell'URSS e all'estero, trovassero in Spagna una base di massa. E purtroppo
questa possibilità abortì direttamente, perché chi veniva chiamato a bolscevizzare le basi socialiste si rifiutò di farlo. A sua volta, se questo si sarebbe fatto, se effettivamente questa entrata ci fosse stata, solo su queste basi c'era la possibilità di trasformare la massa di militanti anarchici, confusi quanto disposti a lottare, in un fattore decisivo che rendesse possibile una rivoluzione socialista. Il militante della CNT poteva essere attirato da un programma marxista rivoluzionario solo se lo vedeva difeso da un'organizzazione forte, coesa, sviluppata a livello nazionale, con la quale si trovava normalmente assieme nelle campagne, nelle fabbriche, in ogni lotta. E questa organizzazione non era altro che la UGT e la base socialista attorno ad essa. Se non si risolvevano questi due compiti politici, e cioè la radicalizzazione e lo sviluppo di una forte tendenza marxista nell'area socialista, e a sua volta su queste basi attrarre a una parte importante della base anarchica e sottrarla alle idee false dell'anarchismo, se questi compiti politici non si risolvevano, la rivoluzione in Spagna era semplicemente impossibile. Purtroppo Nin e Andrade preferirono creare un partito che nel luglio del 1936 aveva 8.000 iscritti, piuttosto che convincere, formare e strutturare come un partito rivoluzionario la grande maggioranza della base socialista, che contava con milioni di iscritti e che nel 1935 erano in grande maggioranza alla ricerca di una spiegazione marxista per far vincere la rivoluzione spagnola. Questo comporta il settarismo ed è una lezione importante per noi e per il futuro, perché in questo caso comportò che Nin e Andrade, quando guardavano le basi socialiste, guardavano la realtà, una realtà fossilizzata, li portò a guardare queste masse socialiste di votanti e militanti con gli occhi del passato, a sottolineare tutte le loro mancanze, invece di vedere tutte le potenzialità che la situazione pre-rivoluzionaria apriva per la prima volta. Questo comportamento è stato fatale. Quando nei mesi dopo luglio del 1936 i lavoratori avevano il potere nelle strade, ma non sapevano come usarlo per andare avanti, un partito di 8.000, che in pochi mesi arrivò addirittura a 80.000, non era comunque all'altezza del compito che la storia li poneva davanti. Avrebbero dovuto fare qualcosa prima. In paragone al Partito Socialista, alla UGT, alla CNT o allo stesso Partito Comunista che cresceva velocemente con i giovani socialisti, basandosi sull'autorità dell'URSS, il Partito Operaio di Unificazione Marxista, il PON, era un piccolo partito, semi sconosciuto fuori dalla Catalogna, fra l'altro. E Nin, sequestrato dai servizi segreti sovietici a giugno, subito dopo la sconfitta di Barcellona, pagò con la vita questa situazione. E la rivoluzione spagnola finì, anche se la guerra, come diciamo, durò ancora quasi due anni. Per ultimo, visto il tempo, vorrei sottolineare in che modo si presenta il fronte politico delle sinistre all'ultimo periodo prima del golpe di Stato. Concretamente, vorrei fermarmi un attimo sulla politica del fronte popolare e le elezioni di febbraio del 1936. La richiesta di una linea rivoluzionaria tra le basi socialiste non fu presa in considerazione dai settari, come Nin o Andrade, coi quali logicamente Trotsky ruppe ogni relazione. Però si servì invece al Partito Comunista per proporre e costruire un cosiddetto fronte popolare, un'alleanza interclassista tra le forze politiche dei lavoratori e l'ombra politica della borghesia, i repubblicani di sinistra. Il loro programma elettorale per le elezioni del febbraio 1936 non rispondeva neanche ai problemi della rivoluzione democratico borghese. Dichiarava testualmente, virgolette, che non si accettava la nazionalizzazione delle terre e la sua distribuzione gratuita ai contadini, chiuse virgolette, proponendo invece continuare con la legge di riforma agraria precedente per, virgolette, consolidare la proprietà contadina. I repubblicani dichiaravano, virgolette, di non accettare un sussidio di disoccupazione, proponendo come alternativa l'aumento dei posti di lavoro. Sempre i repubblicani dichiaravano che non accettavano la proposta di nazionalizzazione della banca e neanche il controllo operaio sulla produzione, già che secondo loro la Repubblica non deve essere diretta
da interessi sociali e economici delle classi, ma essere un regime di libertà democratica sulla base dell'interesse pubblico e il progresso sociale. Dopo 6 anni di situazione pre-rivoluzionaria, quando le organizzazioni della classe sono fortemente radicalizzate e alla ricerca di un programma rivoluzionario, i dirigenti del Partito Socialista, del Partito Comunista e anche del POUN, che firmò alla fine questo accordo elettorale, per ottenere un candidato, NIN, nelle elezioni, propongono un programma ideale che parla di sviluppo della democrazia e di progresso sociale, mentre di dominio pubblico che si prepara già a un golpe di Stato militare. Nelle elezioni vince il Fronte Popolare, non a causa, ma malgrado questo programma, in chiara contraddizione con le aspettative dei loro votanti. E appena formato il governo, si ripropone il programma del 31. La lotta di classe in modo disorganizzato, ma sempre più massiccio, si esprime attraverso scioperi locali, provinciali, di mestiere, occupazione delle terre. E mentre il governo reprime a volte, in altre subisce e accetta la situazione, boicotta in ogni caso il processo della rivoluzione. Per la reazione capitalista, questo caos va fermato ad ogni costo. La propaganda borghese spiega che il Fronte Popolare porterà alla rovina la Spagna. Nel fronte rivoluzionario non c'è un programma chiaro per far vincere la rivoluzione. L'iniziativa passa alla reazione ancora che il 17 luglio del 36 comincia un golpe di Stato militare. E la risposta delle masse, come vediamo, malgrado i loro dirigenti, a cominciare dal governo, dove la sinistra repubblicana tenta un accordo in extremis per telefono durante più di 12 ore con il generale Mola e con i franchisti, e malgrado questo, la risposta delle masse fa sì che il 60% del paese non venga conquistato dai golpisti. Ma non risolve comunque il problema politico di fondo. Con quale programma e quale tattiche si possono raccogliere le forze per far vincere la rivoluzione socialista? Torno a leggervi un ampio stralcio di Trotsky, sempre dello stesso scritto, Classe, Partito, Direzione, perché il proletariato spagnolo è stato sconfitto. Scrive Trotsky: il proletariato spagnolo è caduto vittima di una coalizione composta da imperialisti, repubblicani spagnoli, socialisti, anarchici e stalinisti e alla sua sinistra del POUN. Tutti costoro hanno paralizzato la rivoluzione socialista che il proletariato spagnolo aveva realmente cominciato ad attuare. Non è facile liquidare la rivoluzione socialista. Nessuno finora ha trovato metodi diversi della repressione spietata, dal massacro dell'avanguardia, dall'assassinio dei dirigenti, eccetera. Certo, il POUN non voleva tutto questo. Voleva da un lato partecipare al governo repubblicano ed entrare in funzione di opposizione leale e amante della pace nel blocco dei partiti dirigenti. Dall'altro lato desiderava conservare rapporti amichevoli tra compagni, mentre si trattava di una guerra civile implacabile. Per questo motivo il POUN è caduto vittima delle contraddizioni della propria politica. La politica più conseguente nel blocco dirigente è stata quella degli stalinisti. Sono stati l'avanguardia militare della controrivoluzione borghese repubblicana. Volevano eliminare la necessità del fascismo, provando alla borghesia spagnola e mondiale che loro stessi erano capaci di strangolare la rivoluzione proletaria sotto la bandiera della democrazia. E per adesso mi fermo qui. Aspetto i vostri interventi. Grazie. Grazie Michele. Allora, in questo momento io non ho nessuno ancora segnato, intanto che invito caldamente tutti a segnarsi, anche per fare delle domande. Intanto voglio spendere due parole per presentarvi uno dei testi che abbiamo proposto come lettura di preparazione a questo seminario. Si tratta del libro di Felix Morro, Rivoluzione e Controrivoluzione in Spagna, che abbiamo pubblicato nel 2016, nell'80° anniversario della Rivoluzione Spagnola, in contemporanea con la nostra casa editrice, con la casa editrice dei nostri compagni, la nostra sezione spagnola, Lucha de Clases. Senza ombra di dubbio la migliore analisi marxista sulla rivoluzione spagnola e direi anche un libro approfondito, pieno di dettagli e ricco di
approfondimenti. Invito tutti a visitare la nostra libreria su rivoluzione.red, in cui potete anche trovare questo libro. Intanto che invito ancora tutti a segnarsi, a fare una domanda, anche solo per domande o puntualizzazioni, vi voglio anche far vedere il nostro giornale attualmente in corso, che sarà, abbiamo stampato anche fisicamente, siamo tornati a stampare il giornale anche in formato cartaceo. Su questo numero abbiamo dedicato l'editoriale alla cosiddetta fase 3, come ci si prepara un autunno di massacro sociale da parte della classe dominante e anche del governo, che come nella fase 1 si è dimostrato completamente succube, ovviamente, della grande borghesia di questo paese. Però abbiamo dedicato anche le pagine centrali a quello che sta succedendo negli Stati Uniti. 15 giorni fa abbiamo fatto una bellissima assemblea con Erika Rodel, compagna della sezione della TMI degli Stati Uniti, Socialist Revolution, di Minneapolis, che potete trovare sul nostro canale YouTube. Adesso non voglio rubare troppo tempo, però questo numero del giornale che potete trovare sul nostro sito in formato PDF tratta anche della campagna che abbiamo fatto sulla questione della didattica online, una mobilitazione online che siamo riusciti a mettere in piedi con un'assemblea, con due assemblee nazionali, e poi abbiamo dedicato spazio all'ipocrisia dei lavoratori ex immigrati che ricevono un permesso di soggiorno a tempo per accoglierci frutta e verdura, e ovviamente non poteva mancare un articolo sull'ipocrisia invece della corsa al vaccino, che è fonte di speculazione delle multinazionali private. A questo punto vedo che c'è già un compagno segnato, Franco Ferrara. Io credo che Franco possa prendersi anche qualche minuto in più del solito, perché essendo il primo e non avendo anche altri iscritti, dico Franco che puoi stare anche sugli 8 minuti, appena ti darò la parola. Invito tutti a... aspettate che sto cercando di togliere il muto a Franco, ma in questo momento non c'è. Ecco fatto. Ecco, invito intanto a segnarsi, ripeto, anche solo per domande o richieste di precisazione. Prego Franco, a te la parola. Ecco, ciao compagni, mi sentite? E io, contrariamente... Ti sentiamo. Al mio solito sarò invece molto breve. Io ho avuto già occasione di ascoltare Nicky quando è venuto qua a Genova in un seminario fatto all'università sull'argomento della guerra civile spagnola. E ho letto anche il libro di Felix Moro, veramente molto, molto interessante. E mi concentro un attimo, e la richiesta, che è una domanda di chiarimento a Michi, sul ruolo degli stalinisti. Ecco, dalla lettura anche del libro di Moro emerge proprio che la CPU spagnola ebbe un ruolo proprio controrivoluzionario a 360 gradi, con la costituzione di prigioni dove coloro che volevano portare fino in fondo la rivoluzione spagnola, nonostante le ambiguità della Repubblica, del governo repubblicano, venivano incarcerati, uccisi, torturati, eccetera. Ecco, sotto questo aspetto, ecco, quello che io non ho un'informazione precisa e che chiedo un chiarimento: qual è stato il ruolo effettivo di dirigenti politici italiani? In primis lo ha citato Michi, quello di Palmiro Togliatti, e anche quello di un dirigente che qui
in Italia viene celebrato come un eroe, un appartenente, come militante delle Brigate Internazionali, il ruolo politico e militare di Luigi Longo. Questo è il chiarimento sostanziale che vorrei avere. Io con questo ho terminato il mio intervento. Grazie Franco. Intanto che qualcun altro mi chiede la parola, volevo segnalare che da settimana prossima noi non trasmetteremo più le interviste del lunedì con l'arrivo della bella stagione della fase 3. Stiamo continuando a mantenere una programmazione online, però abbiamo deciso di escludere le interviste. E in compenso continuano i video del venerdì. Venerdì scorso, ieri, c'è stato quello sulla resistenza e le foibe sul fronte orientale con Davide Fiorini. Mentre venerdì prossimo avremo con Emilio Di Lorenzo le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione e la cacciata dei nazisti da Napoli. E poi proseguiremo i successivi venerdì con la resistenza romana e poi gli scioperi di Torino e Milano che fecero cadere il fascismo nel 1943. A questo punto chiedo se c'è qualcuno che vuole parlare. Non siate timidi, penso che l'argomento sia ricco di spunti. Anche la domanda che ha fatto Franco, chiaramente. Ecco Olga che chiede la parola. Dove si è finita Olga? Olga. Sto cercando di dare la parola a Olga, non so perché. Allora, adesso diamo la parola a Olga. Un attimo, ce l'abbiamo quasi fatta. Ecco, vai Olga. E allora, compagni, mi vedete? Ok. Io penso che la relazione sia stata di Miguel sia stata molto precisa e abbia delineato quelle che sono, secondo me, le condizioni essenziali, gli insegnamenti essenziali da trarre dell'esperienza della rivoluzione, della controrivoluzione in Spagna. Cioè, il problema numero uno che la Spagna, la situazione rivoluzionaria che si è creata in Spagna è stata compromessa essenzialmente da un problema di direzione e che gli stalinisti e la direzione del movimento operaio non è stata all'altezza di quella fase là, giocando un ruolo sostanzialmente di collaborazione di classe. E questa collaborazione di classe si è esplicata in maniera particolarmente evidente a seguito del governo del 36, che era nato inizialmente con anche due stalinisti e che fa degli errori molto grandi, perché sostanzialmente in una situazione in cui siano creati dei comitati operai, siano creati dei comitati di contadini e quindi una situazione di dualismo di potere, fa il lavoro di smantellare gli organismi operai di controllo sulla produzione, di controllo sulla guerra, e invece di voler voler ricreare una legalità borghese con la scusa dell'unità della lotta in quella fase, combatte attivamente contro i lavoratori e i contadini che si erano auto-organizzati, però per riportare tutto
sotto un governo che veniva decretato, ecco, che veniva dipinto da loro e all'esterno della Spagna, dei settori riformisti e la sinistra, come un governo operaio, ma che era un governo di partiti di sinistra, che però avevano accettato di governare il capitalismo e avevano accettato di mantenere in piedi la proprietà privata dei mezzi di produzione e di non fare cose sostanziali come una redistribuzione effettiva della terra. Per esempio, anche quella stessa era anche proprio il problema della terra, poteva essere risolto molto diversamente. Si decise, e soprattutto in Catalogna, col decreto del 7 ottobre 1936, semplicemente di accettare si sanziona che la divisione delle terre avrebbe toccato i noti fascisti, cosa che era un'aperta contraddizione con la natura stessa della situazione in Spagna. Infatti, una cosa molto importante che spiega Trotsky è che non c'era la borghesia progressista di cui che gli stalinisti e il fronte delle sinistre ricercava. La borghesia stava con Franco, mentre gli stalinisti vanno cercando l'ombra della borghesia. Quindi dividere artificialmente fra una borghesia buona che voleva la pace e la democrazia borghese in Spagna e una borghesia cattiva che stava con Franco era follia, anche dal punto di vista politico. Dal punto di vista economico, la situazione ha fatto, si sono create delle aperte contraddizioni fra situazioni in cui i lavoratori avevano il controllo di alcune fabbriche, di alcune strutture, ma non c'era ma queste non venivano nazionalizzate. E questo dualismo ha portato alla lunga a una crisi economica che soprattutto in Catalogna però è stata subita dalle fasce più povere della società e proprio da quei combattenti che andavano al fronte contro le milizie franchiste, mentre la borghesia catalana aveva tutte le risorse per nutrirsi e vivere bene. Io penso che nel libro di Morrow, in particolare nel capitolo 6, sia molto ben spiegata la situazione che si venne a creare. Ma soprattutto, nella fase 36-37, una serie di provvedimenti, a parte questi principali, rivelano tutte le contraddizioni di voler stabilire la democrazia borghese, un momento in cui le masse invece sono assolutamente rivoluzionarie e c'è la minaccia del fascismo. Per esempio, il governo spagnolo in quella fase si rifiutò, per mantenere rapporti con la Francia, di prendere una posizione chiara in materia anticoloniale. E si poteva provare a guidare, come aveva proposto Abdelkarim a Caballero, un'insurrezione contro Franco, a partire dal Marocco spagnolo. Ma Caballero ebbe paura che la Francia ne risentisse e quindi non ci fu il tentativo effettivo di creare un appoggio internazionale dal basso, un appoggio internazionale effettivo a quella che era alla rivoluzione spagnola. Al contrario, ci fu la voglia di fare un compromesso con la Francia e con la Gran Bretagna. Perché? Perché il problema è che i partiti di sinistra, che in quel momento erano al potere, erano variegati assolutamente, ma pensavano, in qualche modo c'era l'idea che un sostegno fondamentale sarebbe venuto dalle democrazie borghesi all'esterno. Un sostegno che non avvenne, e vollero sostituire la costruzione effettiva della rivoluzione, ma soprattutto di riconoscere e guidare un processo che era in atto, che esisteva, che aveva già creato una situazione di dualismo di potere, invece con il compromesso verso il ritorno alla democrazia borghese, la speranza che quegli stessi borghesi che avrebbero preferito all'esterno della Spagna
l'insediamento di Franco, piuttosto che non il socialismo, perché avrebbe espropriato per esempio i beni inglesi in Spagna, avrebbe appoggiato gli stalinisti e il fronte repubblicano a lungo. Il risultato fu che queste sinistre compromisero il processo rivoluzionario in Spagna, disarmarono i lavoratori dal punto di vista della polizia e dell'esercito. Per esempio, il governo lottò per ricondurre le milizie popolari che si erano create in Spagna sotto il proprio controllo, e i comunisti dettero il buon esempio smantellando le loro milizie e mettendole sotto il controllo del governo. E ci fu la volontà attiva di sabotare le milizie del POUM, per esempio della CNT-FAI, in fronti come quello di Aragona. E questa cosa, diciamo, fu fatta in ultima analisi smantellando quello che era un processo in atto che aveva una carica fortissima e soprattutto negando cose che per noi sono fondamentali. Per esempio, l'esercito, queste milizie popolari, soprattutto nel caso del POUM, avevano il seme della creazione di comitati, di soldati, di una forma di, diciamo, di democratizzazione dell'esercito. Invece, l'esercito che fu creato dal governo centrale col sostegno attivo degli stalinisti era in tutto e per tutto un esercito borghese, con gli ufficiali. Chiaramente, la cosa da sottolineare in quel caso è che, per esempio, il POUM, che era un partito centrista, era una forza che aveva, diciamo, un'ideologia rivoluzionaria, ma non aveva una tattica rivoluzionaria, avrebbe dovuto sottolineare, e non sottolineò, era il fatto che l'esercito era tale perché c'era ancora la proprietà privata in Spagna, e il problema sostanziale era quello, che si sarebbe dovuto creare una struttura diversa di esercito livelli, ma soprattutto bisognava rompere col capitalismo, cosa che invece per debolezza e per confusione ideologica questi partiti non fecero. Quindi, secondo me, ecco, la Spagna ci dimostra una situazione che può essere comparata alla rivoluzione d'ottobre da un punto di vista, cioè in uno stato di cui tanti avevano detto che era uno stato agrario, che era uno stato arretrato. In realtà un processo rivoluzionario che si è sviluppato 20 anni prima in uno stato anche molto più arretrato di quello che era la Spagna 20 anni dopo. In Russia ha avuto successo perché c'è stata una tattica corretta da parte dell'avanguardia del proletariato, oltre che per tutta un'altra magari serie di fattori. In Spagna questa direzione qui è mancata, c'erano tutte le potenzialità per portare avanti il processo rivoluzionario fino alla fine, ma è mancata un partito veramente rivoluzionario che invece mettesse in luce la necessità di approfondire, di dare il potere ai comitati dei soldati, dei contadini, degli operai, e di espropriare la borghesia, e che quindi ponesse il problema anche di prendere e di cancellare lo Stato borghese, di superare lo Stato borghese. In Spagna questa cosa, nonostante ci fossero tutte le potenzialità per farla, non è stata fatta. Il risultato è stato che poi è arrivato il fascismo, ma il fascismo è stata conseguenza ed è stato pagato terribilmente dai lavoratori spagnoli e da coloro che avevano combattuto questa guerra contro il fascismo. E il fascismo però è stato il risultato di questa situazione qui e della crisi della direzione in un momento così rivoluzionario. Ho finito. Grazie Olga. Adesso c'è Roberto Sarti. Dopo Roberto io per il momento non ho altri segnati. Invito chi vuole parlare, intervenire, far domande, a farlo entro l'intervento di Roberto. Se riesco a togliergli il muto, ecco qua. Ciao Roberto, eccoti. Ciao, muto non ce l'ho, meno male. Cerchiamo di toglierlo a qualcun altro che ha perso il lavoro in questi mesi. Buon pomeriggio a tutti, sono Roberto Sarti, di Sinistra Classe Evoluzione.
Questo dibattito, come hanno già detto gli altri compagni che mi hanno presieduto, è un dibattito molto importante, perché in Spagna in quegli anni di rivoluzione, di controrivoluzione, sarebbe voluto fare, come hanno spiegato più volte i marxisti, non uno, non due, ma 10 rivoluzioni. L'introduzione di Michele l'ha spiegato bene. Più volte il proletariato avrebbe voluto prendere il potere, e se non l'ha preso è stato per la mancanza di un partito rivoluzionario, non per la mancanza della volontà dei lavoratori di fare a pezzi sia il fascismo che il capitalismo. È interessante, io penso, in questo dibattito, approfondire le posizioni delle organizzazioni che si dichiaravano apertamente marxiste e avevano rotto con lo stalinismo. Perché a criticare in questa assemblea le posizioni del Partito Comunista Spagnolo, tutto sommato è abbastanza facile, anche se necessario. Ha portato avanti una posizione così vergognosa che quasi si critica da sola. Più difficile invece è affrontare, però altrettanto necessario per chi vuole fare la rivoluzione, le posizioni degli anarchici, ma soprattutto del Partito Obrero di Unificazione Marxista, la cui natura è stata spiegata efficacemente da Michele, che si avvicinava alla rivoluzione, al colpo di Stato del 36, la successiva rivoluzione del luglio appunto di quell'anno, con una posizione di piccolo partito, ma comunque importante. Aveva 8.000 membri. Ricordiamo che anche il partito bolscevico nel febbraio 17 aveva sempre 8.000 militanti. In teoria il POM era messo molto meglio, perché la Spagna aveva molti meno abitanti dei 150 milioni che proponevano la Russia nel 1917. Però questo partito, seppure si distanziava dallo stalinismo, cioè non aveva preso le necessarie lezioni dalla rivoluzione russa, che è per i rivoluzionari come noi un dizionario, un'enciclopedia inesauribile di lezioni. E la prima questione principale, la questione centrale, diciamo, che il partito non capì, era la questione del governo. E il partito, il POM, accetta di partecipare al governo della Catalogna, perché quello è il governo operaio, il governo che deve servire fondamentalmente come transizione al socialismo. E Nin lo spiega chiaramente in una dichiarazione che direi che è riportata nel libro di Felix Moro. Dice: qua non siamo in Russia. La dittatura del proletariato non può essere recitata da un singolo partito del proletariato, ma da tutti i partiti. Ora, a parte che, e lo scoprirete, molti lo sanno già, il primo governo di coalizione in Russia dopo la rivoluzione d'ottobre fu il primo governo operaio, dopo la rivoluzione d'ottobre fu un governo di coalizione tra bolscevichi e sociali rivoluzionari di sinistra. Ma non è tanto quello il problema. Il problema è che la dittatura del proletariato non è un vezzo, è il modo, la modalità di governo che i lavoratori prendono dopo l'abbattimento dello Stato borghese. L'abbattimento dello Stato borghese è necessario per poter prendere realmente in mano le redini del governo, dell'economia, eccetera, eccetera, come ha spiegato già nell'introduzione Michele. E è un governo dei lavoratori, del tutto del proletariato, è ben diverso da un governo borghese dove ci sono i partiti operai. Ricordiamo poi che in questi partiti operai in Spagna alcuni non volevano affatto fare la rivoluzione, anzi quasi tutti non volevano farla nemmeno a parole. Il Partito Comunista Spagnolo ha detto chiaramente: prima bisogna vincere la guerra, poi bisogna fare la rivoluzione. E il Partito Socialista, malgrado
tutte le dichiarazioni di Caballero fuori di Stato e Rivoluzione erano solo dei parolai, anche loro dovevano mantenere l'equilibrio dello Stato borghese in ben saldo. Quindi era un governo che secondo il POM avrebbe dovuto portare al socialismo, in cui però i partiti che erano, facevano parte non volevano fare il socialismo. In Russia invece ambedue i partiti che fecero parte del primo governo di coalizione volevano rovesciare lo zarismo, il capitalismo e lo Stato borghese. Poi dopo i sociali rivoluzionari di sinistra svilupparono altre posizioni, ma non è questa la questione importante oggi. Volevano costruire un nuovo potere, un potere alternativo a quello borghese. In Spagna questo non c'era. E quindi la grande confusione era quella di confondere la classe, insieme alla classe, con i suoi partiti. Ma un governo operaio, un governo, una dittatura del proletariato, è un governo che si basa su nuovi strumenti di potere. Non si basa sugli strumenti che c'erano prima, cioè con appunto il governo, un governo dell'apparato dello Stato borghese. La rivendicazione della terza internazionale del governo operaio, dove si consigliava ai partiti comunisti di aderire in condizioni specifiche, era per dimostrare ai lavoratori i limiti di un governo dei partiti operai in un parlamento borghese, in uno Stato borghese, non per aumentare le illusioni in questo apparato dello Stato. Allo stesso tempo, la questione dell'esercito. La questione dell'esercito è altrettanto importante. E anche qua il Partito Operaio di Unificazione Marxista confonde l'esercito borghese e pensa con quello che è necessario e pensa che si possono utilizzare le milizie operaie all'interno del governo borghese. E quindi propone un comando unificato di queste milizie, però che deve essere unificato e comandato dal governo di Madrid, appunto, che era ancora un governo borghese, formato da tante partiti operai con partiti borghesi, ma ancora un governo borghese. Questo non è possibile. Come spiegava Marx dopo la Comune di Parigi, la grande lezione che impara Marx dopo il 1871, dice: il proletariato non può impadronirsi dell'apparato dello Stato borghese e utilizzarlo per i propri fini. Deve abbatterlo, sostituirlo con un altro apparato. E questo sarebbe voluto fare con le milizie operaie. Si sarebbero dovute costituire, coordinare con dei direttivi a livello regionale e nazionale e sostituire questo nuovo strumento di corpi di uomini armati all'esercito borghese che si stava ricostituendo nella Spagna repubblicana. Era uno scontro che doveva essere organizzato, che invece fu lasciato alla improvvisazione purtroppo di tanti militanti operai e contadini, come per esempio viene efficacemente descritto nel bellissimo film di Ken Loach, Tale Libertà, dove c'è proprio un episodio che si vede proprio il disarmo di queste milizie da parte del operai e contadini, da parte dell'esercito spagnolo, l'esercito repubblicano. Anche questo quindi derivava dall'altro problema, cioè un'incomprensione di cos'era il direttore del proletariato e di cos'era una rivoluzione socialista, che non è appunto un semplice ricambio di uomini all'interno di una parte dello Stato che invece è borghese. E l'ultima parte del mio intervento è sulla questione di Palmiro Togliatti. La posizione della direzione del Partito Comunista Spagnolo, su base del suggerimento di Stalin, era totalmente antimarxista e antileninista. Cioè il fatto che c'era bisogno di una politica dei due stati per riuscire a arrivare al socialismo. Se Lenin avesse portato avanti questa politica e si fosse alleato con il governo di Kerensky, è stato l'appoggio di Kerensky, in Russia sarebbe stata la controrivoluzione come c'è stata in Spagna. Meno male che Lenin non lo fece,
E invece in Spagna questa fu la posizione che si difese, che portò poi a delle applicazioni pratiche. Cioè, Togliatti arriva in Spagna e diventa il principale plenipotenziario di Stalin nel Partito Comunista Spagnolo. Non solo è il dirigente, quello che sviluppa la svolta a destra, che già era piuttosto moderato il partito, però è quello che architetta l'estromissione di Largo Cavaliero dal governo e tutta la politica successiva che porta alla moderazione, allo spostamento sempre più a destra del governo di Madrid. Ma anche è responsabile, e ci sono studi degli storici su questo, dell'esecuzione chiara di tutti i militanti dell'opposizione. Nin, Maurín, tutti. Di tutti coloro che si opponevano alla politica di normalizzazione da parte degli stalinisti e della borghesia. Togliatti nella rivoluzione spagnola ha le mani piene di sangue. Luigi Longo, da quello che mi ricordo, anche lui ne ha fatte, però non così in prima persona, era un comandante, diciamo, delle brigate internazionali, che anche loro comunque, i propri dirigenti, svilupparono un ruolo importante nel limitare, nel depotenziare ogni possibilità che si sviluppassero degli elementi di milizia operaria, di democrazia operaria nell'esercito repubblicano. E questa è la storia che dobbiamo ricordarci di Palmiro Togliatti, Elcoli, allora, ed è una storia di cui i comunisti qua in Italia non hanno nulla da rallegrarsi, ma di cui si devono vergognare, da cui devono imparare per costruire un'alternativa veramente comunista, che è quella che noi vogliamo costruire come sinistra Castrovoluzione, come tendenza marxista internazionale in questo momento storico. E ringrazio tutti. Grazie Roberto. Bene, allora a questo punto, visto che non ci sono altre richieste di intervento, c'è stata una domanda sulla chat che Miguel ha sicuramente visto. Io, prima di dare la parola a Miguel, vi ricordo che sabato prossimo avremo il secondo gruppo di studi marxisti del terzo gruppo, che è la Comune di Parigi, quando i proletari hanno provato a prendere assalto il controllo della città, il controllo del sistema, e con Pietro Sassi. E poi avremo sabato 4 luglio una giornata di pausa dei GSM, perché avremo la terza conferenza nazionale dei lavoratori di SCR, che tempo debito manderemo gli estremi per collegarsi, per chi vuole partecipare, chi vuole assistere alla giornata di sabato in diretta streaming, una conferenza che faremo nella città di Modena appunto il 4 luglio, dalla tarda mattinata a tutto il pomeriggio. Oltre a questo, volevo ricordarvi che continuano, mentre abbiamo chiuso il ciclo delle interviste del lunedì, invece continuano i video del venerdì alle 18.30. E settimana prossima avremo con Emilio Di Lorenzo il video sulle 4 giornate di Napoli, dall'insurrezione al controllo della città da parte dei lavoratori. E poi proseguiremo i venerdì successivi con la resistenza romana e gli scioperi del marzo del 43. Ecco, io a questo punto, se Miguel è pronto, aspetta Michi che ti devo dare il microfono. Ok,
Ci l'ho fatto il primo colpo questa volta. E parto... Prego Miguel, hai 20 minuti, mezz'ora, quello che ti serve, siamo in anticipo sui tempi. Dalla domanda che mi è stata fatta in chat, no? Allora, la ragione per la quale gli stalinisti e non solo, e la destra socialista, come tutti i riformisti del mondo, tentano, provano ad opporre l'idea di sviluppo della rivoluzione democratica all'idea della rivoluzione socialista, la unica ragione per la quale questo si fa è perché non si vuole arrivare alla rivoluzione socialista. È una dichiarazione formale, assolutamente non basata sulla realtà, perché è posta male. Per esempio, la distribuzione della terra ai contadini, il far sì che un 30 e passa della terra non sia incolta, il far sì che milioni di persone facciano appunto una lavorazione della terra il più produttiva possibile, forma parte dei compiti della rivoluzione democratica. Ma non solo in Spagna, in quegli anni, in tutta una serie di paesi del mondo, vediamo che questo non si fa. E le relative borghesie non si muovono da decenni o da secoli per farlo. Allora, hai voglia di invocare che dovrebbero farlo? La domanda fondamentale, se qualcosa non succede, non è continuare a invocarlo. La domanda fondamentale è perché non succede. E la risposta che i marxisti hanno dovuto dare a questo è che è stata direttamente intersecata, perché i giorni e gli anni erano quelli, con la rivoluzione russa. La risposta che hanno dato è che, arrivate a un certo tipo di sviluppo internazionale del capitalismo, le borghesie dei paesi più arretrati non sono più disposti, non hanno le condizioni e dunque di conseguenza non sono più disposte a giocare un ruolo progressista e preferiscono accordarsi con le relative classi possidenti, latifondisti, i settori arretrati della società, pur di difendere della possibilità di una rivoluzione socialista. E il partito bolscevico stesso aveva questi problemi. Fino al processo rivoluzionario del 17, formalmente il partito parlava dello sviluppo di un periodo di democrazia borghese in Russia, che il partito avrebbe appoggiato criticamente, però considerava che non si poteva saltare questo percorso. Di fatto lo scontro fondamentale nella direzione del partito appena arrivato Lenin a Pietroburgo è proprio su questo. Stalin e Kamenev e Zinoviev mantenevano le posizioni vecchie del partito, Lenin, che non guardava in modo scolastico alle posizioni adottate dal partito, cambia posizione in questione di settimane perché tocca con mano la rivoluzione, vede le possibilità che stanno esistendo nel processo e a questo punto scrive le tesi di aprile e cambia la posizione del partito. Però all'inizio, appena arrivato, era in minoranza nel comitato centrale. Era in una situazione di grosse difficoltà. Si deve indirizzare ai lavoratori della città e ai lavoratori delle fabbriche che lo appoggiano. E dunque questa è la risposta alla domanda. Non è la paura di un rovesciamento dello Stato borghese, è più di questo. Non vogliono assolutamente mettere in discussione la società borghese. E allora si dedicano a fare una domanda appunto formalistica che non ha una risposta nella realtà. Le altre questioni che i compagni hanno posto, è difficile. Io stesso per anni ho dovuto fare quasi una ricerca poliziesca per tentare di capire dove ha passato praticamente tutto il 37, il 38 e i primi mesi del 39 un elemento come Togliatti, perché lui stesso non lo dichiara. Non ci sono, ovviamente gli articoli si possono scrivere da molti paesi, ma non ci sono delle prove concludenti che lui sia stato esattamente lì. Le prove non ci sono, ci sono le ipotesi basate sul il ruolo che giocava lui nella politica del Partito Comunista e nella Internazionale Comunista.
possiamo sicuramente, c'è un consenso storico di che Togliatti ha passato la stragrande maggioranza del periodo che va dall'autunno del 36 alla primavera del 39 in Spagna. Luigi Longo invece ha avuto un ruolo molto più pubblico perché appunto era un dirigente delle brigate internazionali e si è fatto un nome come dirigente di queste brigate ed è difficile dire quanto loro abbiano partecipato direttamente nella repressione contro il POUM, contro gli anarchici e contro i socialisti di sinistra. Quello che è assolutamente sicuro, possiamo dire, è che non erano all'oscuro di questa repressione. Sicuramente Togliatti non ha ammazzato Nim, questo molto probabilmente lo ha fatto un uomo dei servizi sovietici, un tale Orlov, ma Togliatti era al corrente effettivamente della campagna assolutamente scandalosa, piena di menzogne che si scatena contro il POUM e contro Nin in prima persona e che cercava di creare le condizioni appunto per farlo sparire. Di fatto Togliatti non si è opposto assolutamente, anzi, alla battuta con la quale il Partito Comunista rispondeva a chi nel mese di giugno e luglio chiedeva dove è finito Nin. Gli stalinisti rispondevano Lin stava in Salamanca o in Berlino. Salamanca era la capitale del fronte franchista, Berlino era la capitale dei nazisti, no? Praticamente per dire che Lin era fuggito coi suoi padroni, appunto franchisti o nazisti. E dunque possiamo parlare chiaramente di responsabilità politica. Ci sono altri elementi, il cosiddetto comandante Carlos, per esempio, un altro stalinista italiano, che possibilmente sì che hanno giocato un ruolo e lui stesso rivendicato anche in Italia in tempi non sospetti, no? Un ruolo di repressione, quello che loro chiamavano gli elementi controrivoluzionari nazi-troschisti o anarco-troschisti, no? Nel tentativo di costruire un insulto più forte dell'altro. Faceva una domanda, allora sì, no, un attimo, ecco, no, quest'altra questione qua è importante. Vedete, la guerra civile si scatena in condizioni nelle quali il movimento rivoluzionario in Spagna non è ancora pronto politicamente a fare la rivoluzione. Però la guerra civile, mettendo al movimento operaio in una condizione di pericolo di morte, scatena a sua volta la reazione dei lavoratori e questi vincono il primo assalto in tutta una serie di città. Però immediatamente dopo si pone il problema concreto di cosa fare. E come hanno spiegato alcuni compagni, come Roberto, credo anche Olga ha detto qualcosa in questo senso, non ti puoi limitare semplicemente a dire manteniamo il potere, manteniamo la rivoluzione. Le parole da sole non bastano. Tu dovevi assolutamente utilizzare quella vittoria temporanea che c'era stato nel mese di luglio per costruire su queste basi un potere operaio che consolidasse, rafforzasse il fronte della rivoluzione sia a livello interno che internazionale. Invece questo non si fa. Non si fa e non si fa perché formalmente si mantiene questa confusione nella quale c'è uno scontro tra la Repubblica e i golpisti che sono contro la Repubblica. Questa è la formalità nella quale si mantiene lo scontro, quando la realtà è che sotto questa verità apparentemente formale c'è uno scontro tra rivoluzione e controrivoluzione che si fa con tattiche diverse. I franchisti, i militari franchisti lo fanno con le armi della guerra civile, gli elementi della controrivoluzione dentro della Repubblica lo fanno con armi politiche, con la repressione e anche alla fine con le armi, perché effettivamente qualcuno ha fatto la domanda sul ruolo
della polizia politica stalinista, alla fine c'è una confusione. La polizia politica stalinista, i dirigenti stalinisti, la prima cosa che controllano velocemente sono gli apparati di sicurezza, e dunque tu trovavi degli antifascisti, trovavi dei trotskisti o cosiddetti trotskisti nelle carceri ufficiali del regime, della Repubblica, come li trovavi anche ovviamente nelle cecas clandestine, dove non venivano registrate, dove portarono per esempio a Madrid a Nin, no? Però era appunto un tentativo di lottare contro la rivoluzione anche all'interno della Repubblica, mentre teoricamente si manteneva lo scontro con i golpisti. Questa parabola, questa situazione di scontro su due piani diversi, alla fine si chiude di fatto anche storicamente con il golpe di Stato del colonnello Casado a marzo del 1939, che ha lo scopo effettivamente di chiudere la guerra e arrivare a una pace con lo Stato, cioè con i golpisti di Franco. E alla fine la contrarrevoluzione vince sia nel campo repubblicano, Casado personifica in persona questa vittoria, e ovviamente vince anche nel campo della guerra civile vera e propria, dello scontro militare, perché Franco effettivamente occupa tutto il paese. Però è estremamente significativo vedere come la popolazione della Catalogna, non solo, ma in particolare di Barcellona e dintorni, le zone operaie più sviluppate della Spagna, ci mette tre giorni per finire col golpe di Stato militare nel 1936, e invece due anni e mezzo dopo, nel gennaio del 1939, praticamente non c'è nessuna resistenza. E la ragione fondamentale non è la stanchezza o non è il fatto che ci sono i bombardamenti o cose del genere. La ragione fondamentale è che la classe come tale non vede più una ragione, non sente più la Repubblica come la sua Repubblica. E a questo punto pensa a sopravvivere, a fuggire in Francia, insomma, a salvare la pelle, perché prima c'è stata una sconfitta politica della rivoluzione. La lezione fondamentale di questi avvenimenti è proprio questa. La guerra civile spagnola è un avvenimento sul quale si sono scritti migliaia di libri. Si è parlato in tanti modi che di fatto la seconda guerra mondiale sia cominciata per prima nella guerra civile spagnola. La stragrande maggioranza di questi libri non provano neanche a analizzare la lotta di classe che sta dietro la guerra civile. Sono fondamentalmente dei libri di appoggio o contrari alle forze di sinistra nella guerra civile spagnola, però non di analisi politico. Sono elegie con quanto sono stati bravi, hanno difeso Madrid per due anni e mezzo, cose del genere, che non aggiungono assolutamente niente alla comprensione di quello che è successo. Alla fine di molti di questi libri uno trae la conclusione che la guerra civile sia stata una grande sciagura della quale forse potevano fare a meno anche gli spagnoli se magari riuscivano a mettersi in qualche modo d'accordo prima. Non si capisce perché o per come, però questi spagnoli alla fine, guarda un po', si sono permessi una guerra civile con centinaia di migliaia di morti, milioni di esuli, eccetera, e poi 40 anni di dittatura. Non è così. La guerra civile è stato l'esito di una situazione di scontro di classe nelle quale una parte della reazione è quella che ha capito molto più chiaramente qual era la posta in gioco, e alla fine si è deciso a giocarsi il tutto per tutto, utilizzando le forze che aveva, perché un piccolo dettaglio va notato: la parola fascismo si utilizza spesso a sproposito, quasi più come insulto politico che come definizione scientifica. In Spagna c'era un movimento fascista, un movimento organizzato nella falange spagnola tradizionalista e della JONS, con il suo dirigente nazionale Antonio Primo de Rivera, figlio del generale che aveva gestito la dittatura negli anni 20, ma mai questo movimento fascista andò oltre l'organizzazione di qualche migliaio di attivisti e di pistoleros che riuscivano a fare qualche tipo di attentato terrorista, ma mai
riuscirono a mettere in piedi un movimento di massa di ceti medi o sottoproletari che fosse in grado di schiacciare il movimento operaio. La borghesia spagnola ha dovuto utilizzare i militari. Questo è ovviamente l'aiuto anche molto importante della Chiesa e tutti gli elementi reazionari attorno alla Chiesa. E con questi militari, con questi gli elementi ausiliari, i fascisti sono stati elementi ausiliari in questo senso, è andato allo scontro decisivo, trovandosi di fronte, come credo che si sia dimostrato in questa discussione, una classe divisa, confusa, e con dei dirigenti che in grande misura non avevano capito, non volevano capire, in alcuni casi non ci arrivavano, in altri casi non lo volevano assolutamente fare. I dirigenti stalinisti erano stati selezionati dopo 10-15 anni proprio per eseguire quello che veniva detto da Stalin, e questo si faceva. La rivoluzione non si doveva fare, non si dovevano creare problemi con le democrazie borghesi come Gran Bretagna e Francia, con le quali la Unione Sovietica in quel periodo stava combinando degli accordi in chiave antinazista, e dunque questa era la questione, non c'era altra discussione. La rivoluzione spagnola in Spagna era un intoppo e andava ostacolato. Il risultato finale di questo insieme di forze, di un cortocircuito politico-sociale, è stato una guerra civile che solo per la reazione della classe in ultimo momento ha durato 3 anni. Nei piani dei golpisti, come dicevo, doveva finire in una settimana. Se adesso traiamo le conclusioni di tutto questo e andiamo oltre la difesa dei lottatori per la libertà e tutto il resto, ma andiamo a analizzare effettivamente quello che è successo, staremo evitando che in futuro la classe in altri paesi o in Spagna stessa, dove si ripropongono adesso 70 anni dopo, 80 anni dopo, gli stessi problemi, alla fine, in sostanza, staremo evitando di compiere gli stessi errori. Grazie di aver partecipato. Grazie Michele. Scusate. Grazie Michele. Credo che è stata una discussione, una relazione, conclusioni estremamente esaustive. Io prima di salutarvi volevo anzitutto comunicarvi che quest'anno faremo una scuola, scusate, sto cercando l'immagine giusta, che però non ce l'ho più, l'immagine giusta. Quest'anno la nostra internazionale ha organizzato una scuola, un'università marxista internazionale. Per questo motivo abbiamo lanciato un appello sul sito rivoluzione.red per partecipare a questa scuola internazionale, che sarà da sabato 25 luglio a martedì 28 luglio. Questa scuola sarà una scuola dedicata al bicentenario della nascita di Engels, ma più in generale anche al materialismo dialettico e al marxismo, ovviamente. Sarà una scuola che vedrà collegati tutti i paesi della nostra internazionale. E sarà una scuola dove si parlerà di, si approfondiranno gli aspetti più importanti del marxismo, dalla crisi del capitalismo, alla crisi del riformismo, ha anche però questioni filosofiche, piuttosto che la posizione dei marxisti sulla questione nazionale, sui diritti civili, e quindi insomma una scuola estremamente importante e anche ricca di spunti. Ecco, quello che volevo farvi vedere era questo, che è il logo della nostra scuola internazionale. Per poter partecipare abbiamo un link dove stiamo raccogliendo le adesioni.
Questa scuola ha un costo di 30 euro per chi ha un reddito e di 15 euro per chi è senza reddito e insieme alla partecipazione del seminario di 4 giorni daremo anche un abbonamento a Rivoluzione a 20 numeri per chi paga la quota completa e a 10 numeri per chi paga la quota da 15 euro. C'è la possibilità anche di partecipare a singole giornate al prezzo di 8 euro per chi ha un reddito e 4 euro per chi non ce l'ha e potete trovare sul nostro sito anche il link sia per l'ordine del giorno che per l'adesione a questo importante avvenimento che per poter far partecipare simultaneamente migliaia di compagni da tutto il mondo, dall'America fino all'Asia e all'Oceania, avrà chiaramente degli orari particolari. Per quanto riguarda l'Italia, il mattino sarà dalle 14.30 alle 17.30 e la seconda parte, il pomeriggio, diciamo, sarà dalle 18.30 alle 22 di sera. Però credo che come dire, siano orari del tutto sostenibili. Potete immaginare quindi che chi sta verso Occidente inizierà e finirà prima e che sta verso Oriente inizierà più tardi e finirà molto a notte e inoltrata. Ecco, io credo che partecipare a questa esperienza sarà qualcosa di estremamente formativo e interessante. Chiudo ricordandovi anche che abbiamo il nostro modulo di valutazione tradizionale come alla fine di ogni GSM, quindi vi invitiamo a compilarlo e a inviarcelo anche con il vostro giudizio su questi gruppi di studio, su questo gruppo di studio sulla rivoluzione contro la rivoluzione in Spagna e vi ricordo che sabato prossimo il GSM sempre alle 15 sarà sulla Comune di Parigi introdotto da Pietro Sassi. A me non resta che ringraziare tantissimo Miguel che è stato eccezionale come sempre e invito tutti ad andare a vedere anche la sua intervista di lunedì scorso sulla transizione in Spagna con la morte di Franco e quindi ringraziare Daniele Argenio che ha contribuito a questo GSM postando sulla chat tutte le informazioni essenziali e a tutti voi per aver partecipato. Grazie a tutti e buonasera.